Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Siamo nella riserva naturale di Ponte Buriano, dove ci siamo imbattuti in questo cantiere lavori per la realizzazione di una passerella ciclopedonale carrabile per i soli mezzi di servizio sul canale Maestro della Chiana in località ex Cerace nel comune di Arezzo, cantiere da 680.000 euro, provincia di Arezzo, settore servizi tecnici, servizi edilizia, cantiere consegnato il 7 marzo. Sì, la ditta Spinelli e Mannocchi. E data consiglio dei lavori 7 marzo, data ultimazione 1 novembre. Subappalto, un subappalto di una ditta di Cortona. Allora, siccome sembra che siano ditte della zona. Della zona. Però ci dobbiamo sapere se, perché ci è arrivato qualche segnalazione, ma noi vogliamo andare a vedere questo cantiere. Ci sarà, non ci sarà, è finito, non è finito, questa passerella è bella, brutta, ci hanno detto, insomma, ci è arrivata qualche segnalazione, vogliamo andare a vedere? Sicuramente sì, non capisco una cosa di questo. Cosa non capisci? Importo del lavoro base gara 440.000, di cui 15.000 per la sicurezza e 54.000 costi da manodopera. E che rapporto c'è? Boh. Un decimo qua, no, un po'. Non torna. Vabbè. Andiamo a vedere se torna invece il ponte. Vieni, andiamo. E allora siamo arrivati qui a questa passerella che abbiamo visto lì all'inizio dei lavori. Io non ho capito innanzitutto, caro Beppe, se questo ponte, cioè se questo lavoro è finito o no, perché era mezzo transennato, c'è ancora la casettina del cantiere, e c'è scritto vietato non addetto ai lavori, però è leggermente aperto. Boh. Ma sicuramente non è stato collaudato, è per quello che allora ancora c'è il cantiere, perché ha visto... E allora siamo arrivati qui a questa passerella che abbiamo visto lì all'inizio dei lavori. Io non ho capito innanzitutto, caro Beppe, se questo ponte, cioè se questo lavoro è finito o no, perché era mezzo transennato, c'è ancora la casettina del cantiere, e c'è scritto vietato non addetto ai lavori, però è leggermente aperto. Boh. Ma sicuramente non è stato collaudato, è per quello che allora ancora c'è il cantiere, perché... visto accedendo l'erba alta che c'è lateralmente, è stato fatto un sacco di lavori, che è bello, è veramente bello, però vabbè, tu dici non ti piace, non è che lo dico io, però c'è il ponte perché è in ferro, non lo dico io. Ma d'altronde sembra tutto arrugginito, però è logico che ferro, che vuoi che sia, No, però se vado verniciato oppure no, forse qualcosa andava fatto, Comunque la stessa cosa l'hanno pensata anche diversi che passano di qui, e dovrebbe essere una passerella ciclopedonale. E di servizio c'è scritto, perché qui una macchina ci passa. Però tutto, visto c'era la transenna, come c'è la transenna lì. Sì, è logico, quindi non è stata ancora collaudata. Di qua si va in un paesino, penso che siamo a Ricavi. Ricavi? Pensa, te la devo dire. Dilla. Nel 1953-54, dove eri? Forse ero reincarnato in un altro corpo, non lo so. 53-54 con mio povero babbo, che aveva la giardinetta che ho ricomprato adesso, venivamo qui a portare le bombole del gas, ma non per cucinare, per fare la luce, perché non c'era la luce. Perché la Selt Valdarno, allora proprietaria di tutte le reti, qui non gli conveniva e non gliel'aveva portata né qui né a casa al Cincio, e quindi di conseguenza portavamo le bombole del gas per fare l'illuminazione in casa. Sei nato bene te? No, pensavo località Ricavi. Attenzo, no, ti piacciono i soldi, ho pensato a quella partita doppia adesso, assolutamente. Comunque, qui effettivamente è tutto arrugginito, ferro, non ferro. Sì, sto guardando anche l'alveo del fiume con tutti quei alberi caduti, che si vede una bella piena. Ma è una bella vista, per carità, però ci sono una serie di interrogativi. Innanzitutto... non è finito l'imbarco. Questo sicuramente va, questo va verniciato, sicuramente allora, non lo lasceranno. La domanda da farsi è: come mai un cantiere costato, abbiamo visto, 680.000 euro, non si sa se pagati o non pagati, a chi lo doveva realizzare, doveva essere terminato nel 2016
siamo al 2017, un anno dopo, quasi siamo. Molto, cioè abbastanza inoltrato, e ancora è così? Questo è il quesito, cara provincia di Arezzo, giusto? Sì. È vero che nella provincia c'è rimasto ben poco, ma insomma quel poco... Qui sono diversi soldini. Eh sì, 680.000 euro. Poteva essere fatto un ponte per Monte Soprarondine, così almeno potevamo benissimo venire al di qua dalla Chiana. Però scusami, questa stradina poi dove hai detto che porta? A Monte Soprarondine. A Monte Soprarondine. Cioè, quindi di questa passerella... la discesa di Monte Soprarondine. Prima di questa passerella tu ti ricordi quindi cosa c'era? Niente. Niente. Ci dovrebbe essere un attraversamento della Chiana, però a guado, con dei lastroni apposta. Ma e quindi, cioè, secondo te chi è che questa opera, secondo te, è utile? Ma non lo so, sinceramente non lo so. È una pista ciclabile. Sì, ma si viene a uso di chi? Di chi però? A uso di tutti. Sì, ma per andare dove? A Monte Soprarondine. C'è uno arriva nella strada. Indicatore. Indicatore. Da qui va indicatore? Sì, Monte Soprarondine è indicatore. Okay. No, dico, va bene, uno arriva però qui lungo la strada con la bicicletta, fa questa passerella, sì, e arriva a Monte Soprarondine, l'indicatore, può andare addirittura anche in una strada così bianca fino a Pieve Maiano senza toccare la 69, quindi no, effettivamente ci può stare. Poi ascolta, non c'era un ponte di attraversamento fra Monte Soprarondine e indicatore che venisse qua verso Ponte Buriano, e l'unico modo era di andare ad Arezzo e poi tornare indietro. Okay. Quindi è ciclabile pedonale, le macchine qui ci passano. Era anche carino con l'ingresso con queste staccionate in legno. Per carità, tutto bello, però non è stato finito. Poi dovrebbe essere anche pubblicizzata un po' la cosa, perché nessuno lo sa. Io ne sapevo neanche l'esistenza, se non mi ci portavi. Non sapevo che non lo sa nessuno, poi in pochi. Non sapevo assolutamente niente di questa situazione. Qua la strada non va a nessun posto perché finisce, però di qua va a Monte. Perché oggettivamente sarebbe anche una bella opera, visto che si guarda la Chiana qui. Fa un po' schifo. Proprio la guardare. Comunque la visuale c'è, però sì, lasciato così, probabilmente questo cantiere sarebbe chiuso, secondo me ci si potrebbe neanche venire. Perché a poche centinaia di metri dall'emissione dell'anno. La gente non potrebbe venirci, secondo me. No. Però di qua non c'è nessun cartello. È vero, hai ragione. C'è solo dalla parte qua. Di qua. Ah no, c'è scritto. Là ci sono i cartelli, ma ci sarà inizio pista pedonale perché qua finisce e poi riservata. No, non c'è scritto che non si può entrare, no. Mentre dall'altra parte dove siamo entrati prima ci sono ancora lì. Quindi non si sa molte cose di questa opera, sicuramente incompiuta, tu dici neanche collaudata, probabilmente. No, sicuramente non è collaudata. Non è collaudata. Comunque è una struttura forte. Forte, forte. Ha una bella arcata, Però quindi logicamente ci voleva una struttura che tenesse, non la solita passerella di legno che magari la prima piana se la porta via. Questa effettivamente... Magari la prossima settimana andiamo a sentire il presidente Roberto Vasai per sapere qual è la situazione dal loro punto di vista. Penso che sia il caso. Così almeno ci diranno quando verrà inaugurata, come verrà inaugurata. È il servizio che dovrà fare poi questa, perché poi qua si mette tra sette ponti, quindi non ci sono piste ciclabili, perché il ponte sull'Arno è quello che è, quindi addirittura chiuso adesso, però è sempre per il biciclette forse non consigliato, e poi anche verso Quarata non ci sono piste ciclabili. Bene, andremo a sapere di più, ci vediamo domani. Ciao.